Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina vegana. Questa sera, perché è già pomeriggio, preparerò una vellutata di piselli secchi. È un piatto molto semplice, costa pochissimo perché i piselli secchi spezzati costano veramente poco. Questa è la confezione che io ho preso a circa 1,19 euro, sono 500 grammi. Ne ho messi in bagna 3 ore prima, circa 200 grammi, cambiando l'acqua un paio di volte, e diciamo adesso si possono cuocere. Io la farò nella pentola a pressione, nella quale ho messo circa 1 litro di acqua, e poi aggiungerò ai piselli un trito di carote, cipolla e una patata intera tagliata a pezzi. La patata ci serve come escamotage se per caso la vellutata ci venisse poco densa, la frulliamo perché allora i piselli spezzati una volta cotti praticamente sono già purea, però comunque daremo un colpo con il frullatore ad immersione e quindi andremo a sminuzzare le carote e le cipolle. Oltre a questi ingredienti naturalmente ci va un po' di sale e del pepe. Quindi mettiamo tutte le cose nella pentola a pressione, la accendiamo e la facciamo andare per 20 minuti. Trascorso questo tempo, i piselli sono cotti e aggiustiamo poi di sale e pepe. Il sale però potete già metterlo quando mettete dentro gli ingredienti, non c'è bisogno di aspettare che termini la cottura. E allora adesso facciamolo cuocere. Ecco, una volta messi tutti gli ingredienti, aggiungiamo anche 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva e poi portiamo a bollore e cuociamo. 20 minuti di cottura a pentola a pressione, l'aspetto è questo. Adesso col mini pimer andiamo ad omogenizzare tutto quanto. Ecco, la nostra vellutata è pronta. Adesso cerchiamo di creare una presentazione per arricchire un po' questo piatto povero, ma veramente squisito, con della panna di soia. Andremo a creare dei disegni. Stando là sopra così. Poi con uno stecchino, come questo, uniamo i disegni e creiamo una decorazione degna di un gourmet. Ecco, la potete servire con dei crostini. E sarà veramente un successo. Con pochi centesimi darete da mangiare a tutta la famiglia. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questa ricetta e vi aspetto alla prossima sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook Come ti cucino il vegano. Anche oggi abbiamo mangiato senza fare del male a nessuno. E scusate se è poco. Ciao, alla prossima!